E lei quando ha cominciato, diciamo, a che età ha cominciato a imparare a... filare? Filavo col fuso, insomma, così c'è più il fuso. Filavo e poi facevo anche la maglia, le calze per portare. Sapevo fare le calze, quando si coglieva le ulive si Si mettevano facevano con un fico, con un con quattro ferro, con i ferri. ferri quelli fini fini, giusto? Così si facevano le calze, ne avevo quattro, ce ne volevo un Però di quattro. questa nuvete che c'avevo ragione, con questi qua. Tre si metteva le maglie, faceva anche più grosso, me l'avevo sparite. E Infatti. con quell'altra E poi praticamente facevi un filo, l'altro lo lasciavi e nel frattempo c'avevi un altro, no? le facevo. E c'è, no, sempre uno. Quando fa questi qui, dopo quando vengo qua, butto sul filo, l'attacco subito, no? Ok, Bene. ah, Allora, io grazie. ora faccio queste cose, ma le voglio fare per casa che non ce n'ho più, le ho date via tutte. Queste le faccio per un bimbino che va all'asilo, adesso per Natale le Questo è, diciamo, il punto dell'uncinetto classico comunque. sì. Ci si facevano le maglie per sotto. Le maglie per Sì, portare sotto. certo. Queste erano più lunghe, si faceva larga, come io, poi golfe, fa tutto, adesso Le le devo fare. sciarpe, insomma. Ecco, con queste ci facevo le maglie. Ah, Maglie ok. per sotto, Quindi lei ha per sempre lavorato, diciamo così, per fare delle cose per casa, dei sì. maglioni, Quelli delle... no, queste sì. E queste si facevano le calze. Questi sono i maglioni che poi vendevano... Queste sì, queste, beh, questi Poco l'ho fatta, consumato. questi l'ho fatto io, Professionale. Adesso È è un po' usato. utilizzato. Ma l'ha portato tanto, questi l'ho fatto io. Bello. Questo Con questi. con questi, Con questi moderni, sì. diciamo. Con che cotone li faceva le calze? Con che fibra, con Con che la filato? lana, Con la lana? certo, quell'omi, Sì, ma calzinotti. scusa, appunto da lana, raccontaci bene come la lana dalla pecora. La lana, la pecora se a giugno si lavavano e poi si andavano a tosà tra Non veniva maggio e uno giugno. lì. Ah certo, si andava 4-5 contadini e veniva il guardiano e vedeva se rubavano qualcheduno furbe che aveva le gonnelle larghe, le zeppava sotto le gonnelle, qualche velo e la piava, faceva bene. Io no, perché io le gonnelle lunghe le portavo, ma c'erano. Poi finite da tosare le pecore. Si andava a lavarle. No, già erano lavati, si lavava le pecore. Dove si lavavano? Su un fosso, Al fondo. se faceva un burrone, si pienavano. Da quel fosso che andava giusto per quel piano dove stava il nonno, io non so se Sotto al molino, sotto proprio al pietreto. poi dopo si divideva. Tanta per uno, si era del 2 kg, 1 kg per uno, si era 5 kg, tanta per uno. E poi noi si usava. Chi aveva i soldi la mandava a filare, c'era una Perugia che la filava a macchina e chi non voleva spendere, che oppure c'erano, i soldi c'erano, io la filavo da me, io la mia povera mamma si filava, la mia suocera e poi si faceva. Come facevate a filare? C'è un fuso, ma non ce l'ho più, l'ho trovato il fuso. C'è un fuso con una rocca, con un bastone, si metteva quel bastone, poi si tirava giù e si filava. E a Perugia come ci arrivava la nonna? Ci la mandavamo a Perugia, passava uno? C'era uno de Paciano che si impegnava a mandarcela, voleva qualcosa, dopo qualcosa per filarla, e allora lì veniva la lana fina, bella, e si faceva fatta una de Paciano che si chiamava Bruna della Poramoma, faceva le macchine per farle e quelle avevano le cosine belle. Ora me lo ricordo bene, ecco, questa è la mia. Queste per esempio i lavorini le facevo io, appunto. Questo è punto giorno, no? No, sì, il punto giorno e poi è È ripreso. ripreso però la base sul punto giorno. Vedi? Lo Inticcia la posso meglio. aprire? Inticcia la meglio, vedi? No, ma Poi ci anche facevo il mio quello. nome, Ecco. vedi? Fustiato, vedi?
lenzuolo è fatto dal telaio. Il tessuto proprio. Tessuto. Questo è dal telaio, vedi, è canapa. Ecco, l'ha fatta la mia suocera. Ah, quindi questa è la canapa. Aprila, questa è bella. E la canapa dove l'aveva presa? La sua sorella? No, la mia suocera. Ah, la suocera. So. Non lo so, io gliel'ho chiesto. Su che raddoppiamo. Se però. Questa è canapa e poi ci ho fatto sta coperta, vedi? Vedi un po', quanto è bella. Questa è la di mamma. Questa è bella. Il fiore della tua nonna. Questa è bellissima, questa costa un sacco di soldi. Senti com'è pesante il tessuto. Questa è proprio antica, antica. Ma quindi era un posto, Paciano diciamo, il posto più dove si ricamava? Sì, sì, le suore ricamavano. C'era un'altra ragazza che le avevano assunta, si chiamava la Pora Alma. Loro proprio ricamavano e ci andavano delle figliole a imparare. Come uno che va a imparare a leggere e scrivere, certo. Come uno che va a imparare, non lo so, a fare il fabbro, il falegname, insomma, sì. E a che età cominciava, diciamo? Anche quando andavano a scuola, poi faceva la prima, la seconda, qualche oretta, chi stava in paese scendeva. Certo, era più una cosa del io paese. Che a me mi ci voleva un'ora, stavo, ma poi non avevo tempo, insomma. In che momenti del giorno lavoravi? Tipo al ferro, l'uncinetto, al ferro? Un tantino alla sera, con la scintilleni, mi cancemmi la luce. E all'estate qualche oretta, se mettiamo tutto in branco, dal vicinato, e se mettiamo all'ombra, e se faceva un attimo che uno aveva tempo, ma mica i pantaloni si mettevano, se si cercava le pezze, uno e l'altro, due, tre, quattro, cinque, uno sopra quell'altro, e mica si portavano, per carità.